Io annuncio Presidente che vorrei depositare una mozione urgente, vorrei anche spiegare prima di consegnargliela il motivo dell'urgenza. La mozione riguarda la nomina trans del Presidente, a Presidente del signor Renato Veronesi. E l'urgenza, l'etimologia stessa della parola la definisce come situazione che richiede interventi immediati e rapidi. L'autorità che è deputata ad esprimersi appunto sulla nomina del Vorrei consigliere, magari siccome che dobbiamo fare una votazione per la sua, se lei intanto me la vuole depositare, magari finiamo il question time perché ho paura che ci possiamo tutto il tempo. Finiamo subito question time e mi motiva l'urgenza, grazie alla pura mettiamo la votazione. Consigliere Lullo, lei mi vuole dire la motivazione dell'urgenza? La motivazione dell'urgenza di questa mozione evidentemente è legata alla cronaca. Su tutti gli organi di stampa la settimana scorsa, è arrivato un parere autorevole da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che si è espressa sostanzialmente riconoscendo l'inconferibilità dell'incarico di presidente al signor Renato Veronesi, presidente di ANSA. Quindi siamo di fronte a un parere autorevole che a quanto ci risulta non è mai successo a livello nazionale che un'amministrazione non abbia tenuto in considerazione e non abbia proceduto quindi ad applicare i procedimenti conseguenti al parere espresso dall'autorità. Arco sarebbe un precedente, ancora una volta, non certo felice. Quindi riteniamo che questo Consiglio Comunale debba assolutamente esprimersi su questa questione che è di massima urgenza e importanza, in quanto c'è una possibilità che è data di presentare contro deduzioni, ma in tempi molto rapidi. Noi riteniamo che di fronte appunto a questo parere sia solo un procedimento da attuare e lo indichiamo nella mozione, se mi consente leggerei. Insomma che agli atti io l'ho fatta girare, se vuole. Posso leggere? Sì, allora, è premesso che in data 16 febbraio 2015 si è riunita la prima assemblea ordinaria dei soci di ANSA SRL, durante la quale il sindaco, in rappresentanza del comune, socio unico della società, ha deliberato di nominare il signor Renato Veronesi presidente, come attestato dal verbale di assemblea. In data 1 aprile 2015 l'onorevole Riccardo Faccaro ha richiesto il parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione rispetto all'applicabilità della norma sull'inconferibilità, decreto legislativo 39 del 2013, di tale incarico dell'ex consigliere comunale e dell'ex assessore di Arco. Evidenziato che l'ANAC, tramite il presidente Raffaele Cantone, in risposta alla segnalazione di Faccaro, ha sancito la sussistenza della causa di inconferibilità dell'incarico di presidente, anche in assenza di deleghe gestionali dirette nei confronti di Veronesi, che ha ricoperto nei due anni precedenti l'incarico di componente di organi di indirizzo politico, ossia assessore nella giunta comunale precedente e consigliere comunale dal marzo 2014 al gennaio 2015. In applicazione della norma sull'inconferibilità, decreto legislativo 39-2013, dell'incarico di amministratore in una società di diritto privato controllata interamente dal pubblico, qual è ANSA, a chi nei due anni precedenti abbia ricoperto incarichi di componente di organi di indirizzo politico, come Renato Veronesi, e come confermato dall'autorevole parere espresso pochi giorni fa dall'ANE, la nomina di Renato Veronesi a presidente di ANSA, pur in assenza di deleghe gestionali dirette, con indennità annua e gettone, è illegittima e il sindaco deve provvedere al più presto. Tutto ciò premesso, si impegna il sindaco, in qualità di socio unico di ANSA, a revocare la nomina a presidente del signor Renato Veronesi, procedendo alla riassegnazione dell'incarico ad uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione che non rientri nelle cause di incompatibilità previste dal decreto. E, se posso aggiungere, di estrema urgenza e anche di rilevanza, perché sulla prima pagina del Corriere del Trentino, qualche giorno fa, un autorevole docente di diritto dell'economia dell'Università di Bologna ha citato, tra le virgole, questo caso, dicendo anche in Trentino si è discusso dell'incompatibilità delle nomine nelle spa pubbliche, quando esse interessano quanti hanno ricoperto ruoli politici attivi, sindaco, assessori, eccetera, negli ultimi anni. E poi aggiunge, la legalità deve pertanto essere intesa alla stregua di un parametro di efficacia, di un mezzo per perseguire livelli più elevati, stabili, di efficacia ed efficienza. Una condizione, una precondizione per un'amministrazione partecipata e funzionale. In tale ottica sarebbe auspicabile una maggiore presa di coscienza da parte di chi è chiamato ad effettuare
puntuale le nomine, garantendo alle società pubbliche elevati standard di trasparenza e di autonomia gestionale, evitando di prevedere che il controllore possa essere anche controllato. Quindi noi riteniamo che questo Consiglio Comunale abbia il dovere di esprimersi su questo punto, quindi chiediamo che venga passato tutta la questione di urgenza di questa mozione. Grazie consigliere Rullo, lei sa che a senso del regolamento io devo mettere in votazione la sua richiesta di eminente urgenza. E il consenso di questa votazione, per il parere della maggioranza, l'ha il sindaco. Prego, signor sindaco. Grazie Presidente. Ho ascoltato con attenzione, ho letto, può stare vicino, no? Sì, grazie. Ma io di dietro per quello. Ok. Ho ascoltato con attenzione insomma quando lei insomma, ha portato in mente con il suo gruppo, il Movimento 5 Stelle, e devo essere sincero, insomma, anche i toni che ha tenuto insomma, sono dei toni positivi, insomma, che quindi considero insomma, da tenere un livello di merito della questione. Tolto l'ennesimo precedente che ha detto di altri. Non so quando altri, quali precedenti si riferiscano, insomma, mi auspico sempre che prendiamo il nome di arco alto e cerchiamo insomma, le nostre liti politiche, differenze di idee, di non coinvolgere la cittadina di arco in questo, ma di coinvolgersi piuttosto a livello di forze politiche e altro. E parlo di politica perché lei sottopone una mozione che è un atto politico e la questione non è più politica in questo momento. Poi possiamo discutere per ore di politica, se vuole io gli do le visioni, gli dico il percorso che ho fatto, come sta lavorando il Consiglio di Amministrazione, è una visione politica che può essere anche supportata da oggettivi, lei ha letto una testata di un giornale, il Corriere del Trentino, su cui insomma so che spesso come movimento riuscite a esprimere la vostra idea, insomma, che tra virgolette insomma hanno parecchie attenzioni, quindi legittimo quello che lei ha letto, potrei leggere il parere dell'avvocato Damiano Florentano, su cui si è basata quello che ha portato il sottoscritto, quindi l'amministrazione comunale a quel tipo di scelta, guardando altre realtà, guardando, non sto guardando il Movimento 5 Stelle non è presente, però questi sono atti politici, lei ha perfettamente ragione, deve sottopone la mozione che è uno dei suoi strumenti, però le devo rispondere che secondo me, intanto al di là del parere autorevole, sì, perché è un'autorità che è autorevole, tutti i pareri sono autorevoli, anche quello dell'avvocato Florenzano è autorevole, giusto? Tutti sono autorevoli. Finché non si esprime quel livello che è quello della magistratura, davanti a quello è la norma e quindi su quello non si discute. Allora la questione che lei correttamente solleva è intima in questo momento tutto quello che deve essere fatto da parte dell'amministrazione è stato fatto. I due soggetti che l'autorità sostanzialmente anticorruzione ha scritto, sono due fondamentalmente, il nostro segretario comunale, che sono uno dei due soggetti anticorruzione, e l'avvocato Pizzini Branzo, quindi questi sono i due soggetti dell'anticorruzione, a cui il soggetto, dice l'autorità, l'autorevole, scrive, fondamentalmente scrive a loro. Questi due soggetti hanno fatto quello che dovevano fare e hanno scritto al Presidente quello che è riportato e quindi hanno rispettato quello che l'autorevole autorità ha fatto. In questo momento il Presidente Veronesi ha avuto X giorni per produrre le sue controdeduzioni che da quanto capito sono state depositate nella giornata odierna. Da quelle controdeduzioni due soggetti dell'anticorruzione, che sono il nostro segretario comunale, l'avvocato Pizzini, dovranno esprimersi. Da quel momento, quindi dovranno valutare, quindi lei oggi chiede l'urgenza di una mozione, non è ancora possibile sapere come si è chiuso l'iter, quindi capisce che non sta in piedi, cioè non riveste urgenza un procedimento che è ancora in corso, perché un conto è l'atto politico, quindi può presentare la mozione, possiamo stare tutta la sera e parlare di tutto e di più, se era legittimo, cosa voleva fare il legislatore quando ha fatto la norma, eccetera, ma un conto è l'iter. L'Italia è arrivato a questo punto, ci sono le controdeduzioni del Presidente Renato Veronesi, che potrà a quel punto decidere rispetto alle sue controdeduzioni come si esprimeranno i due soggetti dell'anticorruzione. I due soggetti potranno dire che le controdeduzioni non vanno bene e noi riteniamo che questo, tra virgolette, debba proseguire, per il resto saranno inviate l'anticorruzione, mi pare che hanno 20 giorni per esprimersi. È un procedimento abbastanza rapido e veloce, quindi in un mese e mezzo si risolverà. A quel punto, nel caso in cui venissero raccolte, allora quello che ha prodotto l'anticorruzione, che da quanto mi hanno spiegato, se volete
problemi tecnici, magari c'è qualcuno dei vostri clienti che vi supporta, perché l'anticorruzione si è basata sul parere di una SPA, quindi ha interpretato la norma, divertente, insomma, quando si studia queste cose, ha interpretato la norma sul parere di una SPA, l'ANSA e l'SRL. Sì, capisco che è fuffa magari per i cittadini romani, però insomma quella fuffa vi siete messi dentro, quindi ci sono messo andato anch'io. E allora l'ANSA e l'SRL, quindi l'avvocato di Valenzano, dice non sta in piedi, hanno sbagliato, hanno preso una cantonata, Cantone mi pare che è quella che non c'entra niente. Io non ho mai parlato male di Raffaele Cantone, ho solo detto che l'anticorruzione non dovrebbe interpretare le norme, benché il legislatore su questo può dire la sua, però questo è. E hanno preso una cantonata, dice l'avvocato di Valenzano. Allora, senza voler entrare in quello e rimanendo al merito, è un procedimento tutto in corso, quindi ci sono delle controdeduzioni, queste controdeduzioni ci saranno risposta. A quel punto, se la risposta fosse positiva, cioè che vengono accolte, non sussiste la decadenza, se non vengono accolte, il Presidente ha addirittura la facoltà di opporsi e di andare in sede di diritto civile. E solo un giudice può a quel punto dare, perché l'ha detto prima lei, autorità, non è un organo di giudizio, solo il giudice spetta questa scelta finale, quindi è un processo di fine. Allora, il mio voto sarà, dovrebbe essere il contrario, sarà di astensione, perché probabilmente non avete colto, non è più un aspetto politico, l'avete sollevato politicamente attraverso l'onorevole Falcano, che qua presente, l'avete quindi sollevato nella giustizia politicamente, ora diventa un aspetto giudiziario, perché personalmente veramente, ma in generale, non abbiamo bisogno di una mozione per una regola, ma deve venire per giusta causa, non per una mozione, per giusta causa. In questo momento, siccome servono elementi giuridici, io sono sempre il buonsenso, però quando si fanno i provvedimenti, e quando abbiamo assunto questo provvedimento, ci siamo fondati su elementi giuridici, poi probabilmente se siete stati più bravi di noi, andate a capitare, l'avete fatto altre volte, e va bene, siamo qui, insomma, io rimango, mi attengo il buonsenso, mi attengo quello che cerco di fare, di portare avanti le cose rapidamente. Poi ogni volta che ci si stoppa, ci si ferma, si perde del tempo, si perde dell'energia, ognuno avrà degli obiettivi per cui fare questo, e su questo possiamo dibattere su una mozione, perché secondo me è strumentale, eccetera, per voi è rispetto della norma, però attenendosi alle motivazioni che ho fatto oggi, non volendo quindi sconfinare nella politica, la mozione, il mio voto sarà di astensione, per il semplice motivo che non può essere in questo momento valutata, perché voi sottoponete una mozione politica quando l'aspetto è giuridico, e quindi a me per fare una revoca deve venire con giusta causa. Grazie. Grazie signor Sindaco, io non vorrei fare dibattito perché qui si mette in votazione la urgenza, quindi io posso dare la dichiarazione di voto prima di aprire la votazione. Quindi chi vuole intervenire la dichiarazione di voto? Lei? Posso fare solo dichiarazione di voto? Non c'è possibilità di discutere di quanto altre a quanto detto dal sindaco? No, perché se il sindaco ha dichiarato l'astensione nella... Va bene, allora prendiamo atto che... Io devo mettere in votazione la vostra richiesta di urgenza. Comunque la mozione viene calendarizzata, voi lo sapete, e col prossimo consiglio viene discussa. Se non dovesse passare la richiesta di urgenza. Prego, signor. Io vorrei far sottolineare la grave accusa tra le righe espressa dal sindaco nei confronti di Raffaele Cantone, parlando di cantonate, Cantone, giocando sul cognome. Mi permetto a questo punto di replicare che mi pare che lei soffra anche lei di renzita acuta e vorrebbe che voi possiate agire come volete, non curandovi delle norme, che non ci sia una posizione che fa il suo ruolo di controllo. E questo, secondo lei, è un principio di democrazia. Non siamo ovviamente d'accordo. Grazie, consigliere Rullo, per fatto personale, sono scuola. Mi spiace, per l'ennesima volta cercate di mettermi in bocca cose che non ho detto. Per l'ennesima volta, in bocca mi ci metto quello che voglio io. Io mi è uscito cantonata, poi mi è venuto il nome su cantone, qualche gaffo, tutto qui. Io, siccome l'altra volta l'onorevole Falcano si è espresso dicendo che io ho offeso o qualcosa del genere, scusi se la cito, però proprio avevo letto, cioè sono rimasto molto male, io non ho mai offeso il Presidente della Federazione, e oggi, perché ho detto che sono l'interpretazione eccetera, quando ho detto cantonata, perché ho detto, ma mi passa la mia buona fede o dovete sempre vedere del male, perché anche in questo momento ha cercato di mettermi in bocca che io ho giocato e vorrei andare a vedere la registrazione, quindi tutto questo
quanto era più tempo, fuorché preparata. Poi si può andare dal Renzi, e pure dal Renzi, si può dire che non sono democratico, quindi era del Partito Democratico. Comunque io a Colombo ho detto che penso della Bagnia. Vabbè, prima votazione. Dichiarazione di voto? Prego, dichiarazione di voto. Grazie Presidente. Allora, io voglio dire una cosa, è che l'errore grave, secondo il mio povero, tra virgolette, parere, sta anche nel fatto che ci si sia accontentati da parte dell'amministrazione e di dati del solo parere dell'avvocato Lorenzano, procurato dal consigliere Lorenzo, senza chiedere nulla da parte del Comune. Pertanto, come dicevo, sono d'accordo per l'inderogabilità dell'urgenza. Grazie. Grazie consigliere Adreschi. Altre persone che sono di voto? Ne pongo in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Mozione non consigliere comunale.